Consumi e servizi sostenibili, modelli di distribuzione e stili di vita. Questo è il titolo del convegno organizzato dalla CGIL Senese a pochi giorni dal 1° maggio, festa che nelle ultime ore è tornata d'attualità a livello mediatico per la polemica del sindaco di Firenze Renzi, che sostiene come i negozi, se vogliono, debbano restare aperti. Che la crisi viene usata per mettere delle persone che vivono già in uno stato di difficoltà in una situazione un po' peggiore. E così facendo corriamo il rischio di non affrontare i problemi seri, sono quelli del rilancio del commercio, del rilancio del turismo, e soprattutto non diamo risposta a delle persone che vivono una condizione di particolare fragilità, perché quando si lavora la domenica c'è un'evidente difficoltà che dipende dall'assenza dei servizi, dipende da un problema di raggiungere luoghi di lavoro. Ci sono delle difficoltà oggettive, una materialità delle condizioni che ha bisogno di essere valutata nella giusta misura. Parola a Confesercenti e alla Camera di Commercio. Credo che in questo momento di forte crisi e di chiusura delle attività, in alcuni momenti ci sia anche bisogno appunto delle aperture nei giorni in cui magari la gente è a giro e fa festa. E non confonderei il riposo con la festa, perché probabilmente credo che i lavoratori, ad esempio, di un esercizio balneare o di un ristorante, di un albergo, avrebbero lo stesso diritto di riposarsi quel giorno, però forse, e quindi dovrebbe essere un diritto che o è per tutti, oppure se il nostro mondo prevede appunto la possibilità di stare aperti, e forse anche le persone che poi fanno festa hanno voglia di usufruire di servizi, hanno voglia di andare a mangiare al ristorante o di andare al mare in una stazione balneare. Purtroppo ci sono dei lavoratori che in questi giorni lavorano e che magari coglieranno in altri momenti l'opportunità di riposarsi. Però devo dire che naturalmente bisogna tenere molto in considerazione anche le sensibilità dei lavoratori, giustamente, che hanno un giorno di festività e che quindi hanno la necessità anche di vedere riconosciuto questo diritto. Quindi un po' di libertà, un po' di flessibilità e sicuramente comunque un atteggiamento responsabile da parte di tutti. Nel convegno della CGIL si è parlato ovviamente anche di occupazione precaria. Comunque la cassa integrazione non demorde, intanto perché la disoccupazione non scende rispetto al 2009 e poi anche perché l'occupazione che c'è è un'occupazione che è quasi del tutto precaria, e quindi evidentemente noi abbiamo un problema strutturale, e in particolare abbiamo un problema che è riferibile ai giovani. Purtroppo in questi giorni vediamo che il fatto che i giovani siano abbastanza emarginati da questa società ci porta purtroppo a dover insomma vedere degli episodi che non andrebbero mai visti, insomma. Per concludere, fra 15 giorni circa si vota a Siena, quali sono le domande della CGIL ai candidati a sindaco? Ma senz'altro su questo tema che si rimette in discussione il fatto che non ci si possa confrontare seriamente sul tema delle aperture domenicali, delle aperture festive, sapendo che da parte nostra non c'è la velleità di tenere sempre tutto chiuso, ma certamente oltre ad alcune feste civili e religiose c'è la necessità di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici una condizione sociale almeno sufficiente, e non può essere espressa se sono costretti a lavorare in tutti i giorni festivi e in tutti i giorni domenicali, insomma.